Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per ben celebrare i santi misteri, chiediamo perdono dei nostri peccati. Gesù, Figlio di Dio, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, Kyrie eleison. Gesù, Agnello di Dio, che hai offerto te stesso in riscatto per tutti, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gesù, unico e necessario Salvatore, che sei pane spezzato per la vita del mondo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel sacramento mirabile del tuo corpo e del tuo sangue ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adorando con viva fede questo santo mistero riceviamo in noi i benefici della redenzione operata da te, nostro Signore e nostro Dio, che vivi e regni nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lettura del libro della Genesi. In quei giorni Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici». Ed egli diede a lui la decima di tutto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori. Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Lettura di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese dal pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse:
Questo è il mio corpo e per voi fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Alleluia, 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 alleluia. Felice il Padre. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne e dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro: voi stessi date loro da mangiare. Ma essi risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: fateli sedere a gruppi di 50 circa. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Presentando le nostre intenzioni, diciamo: ti adoriamo Gesù nel sacramento. Ti adoriamo Gesù nel sacramento. Signore, le guerre nel mondo non accennano a finire. Ti preghiamo. Ti adoriamo Gesù nel sacramento. Signore, la crisi economica e l'aumento dei prezzi mettono a dura prova la vita delle famiglie. Ti preghiamo. Ti adoriamo Gesù nel sacramento. Signore, se non si sminano i porti ucraini, sarà una catastrofe umanitaria. Ti preghiamo. Ti adoriamo Gesù nel sacramento. Signore, i cambiamenti climatici e la siccità stanno creando gravi danni alla vita delle persone. Ti preghiamo. Ti adoriamo Gesù nel sacramento. Signore, la nostra comunità sta camminando per essere una Chiesa unita, libera e lieta. Ti preghiamo.
Ti adoriamo, Gesù, nel sacramento. Signore, i nostri ragazzi e adolescenti stanno vivendo in questi giorni a batticuore l'oratorio estivo feriale. Ti preghiamo. Ti adoriamo, Gesù, nel sacramento. Signore, con questo caldo i nostri malati sono più provati nella loro sofferenza. Ti preghiamo. Ti adoriamo, Gesù, nel sacramento. Signore, anche in questi giorni le parole del Papa su giovani e famiglia sono state oggetto di scherno. Ti preghiamo. Ti adoriamo, Gesù, nel sacramento. Accendi in cuore, o Dio, il desiderio del cielo. Dona una sete ardente di vita eterna a noi che ci siamo riuniti a onorare con profonda venerazione il mistero del corpo e del sangue di Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Secondo l'ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo un dono di pace. Nostra fede, prima della liturgia eucaristica. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro, Signore, che è nato da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Con te gli benigno la tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, significati nel mistero dell'offerta del pane e del vino che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, tuo Figlio, nell'ultima cena tra i Suoi Apostoli, volle perpetuare nei secoli il memoriale della sua passione e si offrì a te come agnello senza macchia, come lode perfetta e sacrificio gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché una sola fede illumini, una sola carità riunisca l'umanità diffusa su tutta la terra. Noi ci accostiamo con gioia, Padre, alla tua mensa, e l'effusione del tuo spirito ci trasforma immagine della tua gloria. Per questo prodigio di immenso amore, tutte le creature ci uniscono in un cantico nuovo, e noi con gli angeli e i santi eleviamo l'inno di adorazione e di lode.
interamente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocando nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi e il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Protaso Gervaso e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Passeremo tra tutte le famiglie del nostro paese, a nome di tutti, a Gesù che soddisfa le nostre fami, diciamo: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che tra i tuoi apostoli vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signor nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto alla comunione, pane di vita nuova, numero 264. Alcune indicazioni per la processione. Al termine della messa, dopo la benedizione, vi sarà un momento breve di adorazione e poi il sacerdote con l'Eucaristia uscirà dalla chiesa. Ci metteremo secondo questo ordine, davanti la banda, dietro la banda i bambini della prima comunione e tutti i ragazzi che ci sono con i loro genitori. Poi il baldacchino con l'Eucaristia e dietro tutto il popolo. Accompagneremo il cammino con il canto, con la recita del Santo Rosario
e con brani musicali offerti dal nostro corpo bandistico. Concluderemo davanti alla chiesa di San Carlo, anche qui con un breve momento di riflessione e la benedizione eucaristica. Abbiamo ricevuto, Padre, i doni del Sacro Mistero, la celebrazione che il Tuo Figlio ci ha comandato di compiere in Sua memoria sia efficace soccorso alla nostra debolezza e ci conservi nella comunione con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Accogliamo l'offerta.